Un colpo di pistola pose fine alla vita dello zio di Carlo, Francesco Ferdinando, in Sarajevo, il 28 giugno 1914. Questa morte segnò l'inizio della guerra in Europa, nel mondo, la fine della pace nella vita familiare e personale del beato Carlo. I capi delle grandi potenze desideravano ardentemente la guerra, ormai da decenni. Tutto portava in quella dolorosa direzione. Nessuno fra i popoli, invece, voleva la guerra, ben sapendo di esserne le vittime sacrificali. L'erede al trono austriaco, Carlo, viveva nel suo cuore le ansie della sua gente. Tutti i popoli austriaci videro partire nella chiamata alle armi migliaia, milioni di soldati, dei quali parte non fece più ritorno a casa. Erano i primi giorni di giugno del 1914 ed eravamo allo Schloss Belvedere a cena dello zio Francesco Ferdinando. Già durante la cena io e Carlo fummo colpiti dallo stato d'animo spaventosamente cupo dello zio, che sembrava essersi concentrato su qualcosa di assolutamente ben definito. Alla fine della cena ci disse: devo darvi comunicazione di una faccenda molto seria. Io verrò al più presto assassinato. Lo zio aveva parlato sottovoce, ma in modo chiaro. Entrambi lo guardammo inorriditi. Quando Carlo disse: ma zio Carlo, questo non è possibile. E poi, chi vorrebbe commettere un tale delitto? Non contraddetemi, disse lo zio. E dopo molti secondi di silenzio, Francesco Ferdinando aggiunse: Carlo, nello scrittoio giacciono documenti che apparteranno solo a te. Prendili dopo la mia morte, ti saranno utili. Come voi sapete, è tutto preparato. In Altstetten la tomba aspetta. Noi due non immaginavamo che questa profezia si sarebbe tristemente avverrata in Sarajevo e sarebbe stata scintilla della dolorosa guerra che ne seguiva. Dalle memorie dell'imperatrice Zita. Senza più luce, senza più scura e senza